Bella Peppa, raga, bentornati sulle serie. Sesto tempo post partita di Lazio-Milan finita 1-0 per il Milan, cioè 0-1. Forse questo è l'unico video che io voglio far commentare a voi. Voglio far commentare a voi perché, raga, una partita secondo me, non lo so, incommentabile. Lazio praticamente finita in 8 giocatori. Guendouzi è acclamato da tutto lo stadio per quello che ha fatto, perché l'espulsione non doveva essere per lui, da quello che ho visto allo stadio, ragazzi. Scusate la qualità, ma non ho Diego al mio fianco perché è venuto a vedere la partita e poi si è andato a lavorare e non ho il flash, quindi la qualità è quella che è. E ditemi voi, ragazzi, oltre a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e commentare quello che è successo a questa partita, secondo me scandalosa, una delle ultime partite più scandalose del mondo, della Serie A almeno, per quanto arbitrato male di bello. Io voglio sapere la vostra sulla partita, perché oggi è veramente importante sapere quello che pensate voi, perché io, oltre a vedere la partita allo stadio, quindi non ho visto tutti i risvolti che ci sono stati, tutte le azioni concrete che ha avuto la Lazio, tutte le azioni concrete che ha avuto il Milan, tutte i gialli che praticamente Di Bello ha tirato fuori un giallo per Pellegrini e il secondo giallo ha tirato fuori Pellegrini e espulso Pellegrini, basta, in tutta la partita, ragazzi. Cioè, io non è per niente, però sul serio, raga, ma che partita arbitrato Di Bello. Cioè, a me mi rode il culo, dillo, parla sempre parla degli arbitri in queste partite, che comunque noi facciamo veramente poco, perché abbiamo fatto veramente poco, ma pure il Milan, ma che ha fatto? Che ha fatto il Milan, raga, tutta la partita? Mo ditemi quante azioni d'attacco ha fatto il Milan, oltre al gol che gli hanno annullato. Cioè, io sinceramente non so ancora che sia una contestazione, non so se sentite i fischi e tutto il resto, però raga, c'è stato un ammasso di decisioni sbagliate da parte dell'arbitro clamorose. E poi, mo io non mi voglio rifare sempre e solo a un'unica tifoseria, tipo i milanisti. Raga, ma siete sempre voi. Cioè, oltre a parte i milanisti, a parte che noi dalla storia su YouTube che abbiamo fatto, sono l'unica tifoseria che ci prende a parolacce e ci insulta i genitori, neanche i romanisti lo fanno. Ma poi, nel primo tempo, non c'era stata una mezza cosa che dovevate ritarci palla, ma non ce l'avete ritata perché boh, vi sentite superiori e quindi la palla non è arrivata a noi. Vabbè, raga, io veramente ripeto il fatto, commentate voi questa partita, perché io non so veramente cosa dire, oltre al fatto che Sarri, con i giocatori che c'ha, con tutto il resto, con lo dito che è sempre lo stesso, che gli fa sempre le stesse cose, Sarri si deve svegliare. Ok, c'ha questi giocatori, deve giocare questi giocatori, li deve far giocare e giocare bene, perché comunque i giocatori non ce l'hai scarsi. I giocatori non ce l'hai scarsi, e vedere una mancanza di gioco in queste partite a me mi fa preoccupare per quello che può essere l'andazzo del campionato. Ok? Voi che dite? È colpa dei Sarri? È colpa dei giocatori che non danno il 100%? È colpa dello Tito, che alla fine è sempre la stessa? Prima, con mio fratello, stavo analizzando i migliori allenatori, quelli allenatori che hanno fatto più punti in campionato nella Serie A, sono Inzaghi, Pioli e Sarri. Sarri, che adesso sta con la Lazio, Inzaghi, che è stato con la Lazio, Pioli, che è stato con la Lazio. Fate due conti voi di chi è il problema adesso. Adesso come adesso, se andiamo a guardare superficialmente, le colpe le possiamo dare solo a Sarri, perché il gioco non c'è. Se vanno a vedere alla fine tutto il quadro generale, la colpa è sempre della stessa persona, che essendo arrivati secondi l'anno scorso e non avendo fatto grande acquisto a gennaio, e adesso ti ritrovate così in difficoltà. È vero, il gioco non c'è e tutto il resto, però ripeto, ragazzi, questa partita secondo me non va analizzata per il gioco, perché comunque il Milan ti sta sopra, ha fatto più punti, c'è una squadra secondo me migliore della Lazio. Secondo me questa partita va analizzata per gli episodi che ci sono stati, che nessuno degli episodi
che ci sono stati sono andati a favore nostro. Io di bello, ragazzi, non lo so. Non so se verrà un'altra volta o non arbitrerà più in Serie A per un paio di partite e tutto il resto, però guarda caso, come abbiamo visto le partite scorse, gli errori sono stati con noi perché ci mandano degli arbitri non all'altezza. Ma non perché ce li mandano perché siamo la Lazio, è che degli arbitri probabilmente non sono adeguati ad arbitrare determinate partite. Perché questa partita è finita in 8 dalla Lazio, non doveva andare così. Cioè Di Bella ha tirato fuori due gialli tutti insieme, tutti e due per Pellegrini. Cioè, raga, ci sono stati episodi veramente che serviva il giallo per bloccare un po' gli animi e non l'ha mai tirato fuori. E vabbè. Abbiamo parlato d'arbitri e quello è il fatto, perché è quello che mi ha fatto più rodere in totale della partita. Però c'è da dire che tutti noi e tutta la squadra si deve una svegliata, perché non è possibile andare avanti così. E i giocatori per fare un bel gioco ce l'hai, e è brutto vedere poco gioco e poca intesa fra i giocatori. Mo questo è quanto. Dobbiamo ripartire dalle partite in cui abbiamo giocato bene. Questa partita l'hai giocata contro il Milan, che non è una squadruccia, però purtroppo c'è stato un arbitro che ti ha messo il bastone fra le ruote. Secondo me, vista dallo stadio, non so se voi l'avete vista dal divano, da casa, dove pare, se l'avete vista meglio, ma secondo me l'arbitro ha influito molto sull'andazzo della partita. Io non, raga, veramente non posso fare un'analisi logica adesso di questa partita. Non so se ho sproloquiato per 7 minuti e passa, però ho solo uno sfogo dentro che devo andare a sfogare in qualche modo. Andrò a mangiare, incredibile, perché sto senza cibo dall'una. Però boh, raga, veramente commentate voi quello che è successo questa partita. Voglio sapere veramente cosa ne pensate, voglio veramente cosa c'è di sbagliato, perché non ci sentiamo da tanto, non facciamo live da tanto. Voglio quello che pensate veramente su questa partita, su questo campionato, su Sarri, sull'Otito, sui giocatori. Voglio sapere tutto. Per favore scrivetemelo, perché voglio che questo video arrivi a voi e voi commentate a noi. Per favore, come sempre, forza Lazio, raga, però... Dai cazzo, porco due!